Amici appassionati di ciclismo, buonasera a tutti, buona domenica. Siamo qui con Luca Scinto per il primo hangout che speriamo essere una lunga serie. Scusate il ritardo, qualche piccolo problema tecnico che chiamano il bello della diretta e ci siamo. Benvenuto Luca. Buonasera, buonasera a tutti gli spettatori che ci seguiranno in questa prima avventura di spazio ciclismo, diciamo, e mia anche perché è la prima esperienza che faccio. Sì, speriamo, insomma, speriamo che gli spettatori saranno indulgenti con entrambi, visto che è la prima volta. Allora, Luca, purtroppo bisogna iniziare con un po' una brutta notizia. Da ieri se ne parla tantissimo. Mario Cipollini, l'Operazione Puerto. Insomma, che dire? Ma che dire, intanto diciamo che bisogna aspettare gli sviluppi dell'indagine, perché per ora abbiamo solo letto e aspettiamo gli sviluppi dell'indagine. Io posso solo dire che dopo 11 anni che venga fuori una cosa così, mi sembra una cosa, credo che sarebbe bene fermarsi un attimo, riflettere e pensare al futuro, che credo che sia la cosa più giusta. Il passato credo che non interessi più a nessuno, tantomeno ai telespettatori, agli spettatori, ai tifosi. Per ora sono pugnalate che arrivano dirette al cuore del ciclismo. Gli sbagli sono stati fatti tanti in passato, tantissimi, però io credo che bisogna mettere una pietra sopra e pensare al futuro. Il futuro, credo che i giovani abbiamo capito tante cose, il ciclismo sta andando avanti, mi auguro di vedere, siamo in una galleria che si sta vedendo la luce, i ciclisti sono controllatissimi, passaporto biologico, controlli a sorpresa, dove cercano trovano, dove negli altri sport non cercano trovano pochissimo, questo bisogna anche dirlo. Il ciclismo è ben tagliato e attaccato quando c'è un problema di doping. Se si va a vedere quante notizie succedono, devo dire solo una cosa: io 15 giorni fa ho assistito a una trasmissione. Ora non voglio fare, e bisogna pensare al nostro orticello che ci sono dei problemi grossi, però 15 giorni fa ho visto una trasmissione report sul terzo canale del calcio e Certo, mi ha sì. fatto abbrividire, mi ha fatto sarebbe da spingere la televisione a non vedere più le partite di calcio. Sì, giusto. Il giorno dopo mi aspettavo qualche notizia sui giornali, su TG1, Canali 5, Italia 1. Mi aspettavo delle repliche, qualcosa, invece anche dai capi alti del calcio, invece silenzio assoluto. E questo credo che sia abbastanza grave come notizia, Sì, però perché nel ciclismo le cose vengono subito alla luce. Non voglio commentare quella di Mario, e perché dobbiamo aspettare e non la voglio commentare. Io voglio guardare il futuro, non voglio più guardare il passato. giustissimo, siamo. In effetti ne parlavamo anche noi proprio ieri, insomma, abbiamo scritto un articolo su questo, su quanto il ciclismo di adesso sia cambiato, su quanto anche le squadre moderne paghino per essere controllate. E, insomma, voi 80.000 siete. euro, 80.000 euro e 30.000 euro. Penso ora si sia pagato la prima tranche, per dirti che siamo l'unico sport, credo, che paghiamo per essere controllati. Credo che questo ne dobbiamo prendere atto. I corridori hanno l'ADAMS dove devono avere la ripetibilità 24 ore su 24, addirittura un'ora al giorno devono essere a casa, devono dire che quell'ora devono essere proprio a casa. Ho Certo, quindi. visto atleti che andavano a cena fuori, che non faceva il cellulare, preoccupati perché non aveva linea del cellulare, lo tenevano fuori, poi andavano a vedere se l'aveva chiamato qualcuno. Cioè, questa è la vita del ciclista. La mattina alle 6 ti piombano in casa, ti fanno esame urina, sangue urina, davanti ai figli, ai bambini, la privacy non c'è più dell'atleta. Eppure facciamo tutto per essere controllati. Lottiamo per combattere il doping e poi veniamo trattati in una certa maniera. Io credo che il ciclismo abbiamo bisogno, c'è una crisi economica della Madonna, se dobbiamo rialzarsi e trovare gli sponsor, la vedo dura in questo momento. Sì, beh, E, certo. ma dico che il male l'abbiamo fatto anche noi, cioè, non è che è una cosa, però pensiamo al futuro, il passato di 11 anni fa, che sia stato come sia stato, non mi interessa a me, non ne voglio neanche parlare.
Perfetto, esatto, prima Armstrong, poi Cipollini, insomma, continuano a venire fuori questi nomi. Tornando appunto al presente, si fa tanto parlare in questo periodo del Mouvement per un cyclisme crédible, il Movimento per un ciclismo credibile, questo MPCC. Tante squadre si sono iscritte, recentemente, insomma, hanno dato l'approvazione ad alcune, sei sono rimaste, diciamo così, noi abbiamo detto rimandate ad ottobre perché è sembrato un po' quello. Voi ancora non ci siete, avete paura per gli inviti? Come state messi? Perché insomma. Ma se è la mia cosa personale, noi siamo qui, non si riesce a capire chi è chi. Lucy non la riconosce, è questa cosa qui. Però se non ti aggreghi, cos'è? Se non ti aggreghi, cosa vuol dire? Che te fai uso di doping e se ti aggreghi non fai uso di doping? Cioè, no, non riesco a capire. Abbiamo letto, credo che il mio team manager abbia già fatto la domanda, stia facendo la domanda per anche noi aggregarsi, anche perché dobbiamo essere al pari delle altre squadre. Però, dal mio punto di vista, sono molto dubbioso di questa cosa qui. Però, purtroppo, una squadra come la nostra deve stare a certe regole, in senso che non è che mi ha letto un po' il regolamento, vabbè. Ci sono cose che ce l'ha anche Lucy, non è che ce l'abbia solo loro, Sì, perché se vabbè, no. certo. Però credo che anche noi, se ci accetteranno, prenderemo questo MCCP, come non mi ricordo, neanche mi interessa saperlo. MPCC, sì, è No, sempre un po' complicato. io credo che la lotta al doping si faccia diversamente. Lottando e cercando con i ragazzi di parlarci, so che è difficile e non bisogna fare l'ipocrisia, non bisogna essere ipocriti, però io credo che va tanto meglio degli anni 90 il ciclismo e degli anni anche 2000. Credo che i ragazzi abbiano capito le sue responsabilità, credo che siamo in una strada giusta, anche se purtroppo ci sarà sempre la mamma degli imbecilli, sempre incinta, si dice. Certo. Però credo che la lotta al doping non si fa con parlare e associarsi ma si fa con la testa e lavorando sodo e cercando di controllare più spesso gli atleti, come anche noi stiamo facendo. Abbiamo un regolamento interno molto severo. Molto severo, che non sto qui, ma che i corridori, chi lo firma bene, chi non lo firma sarà. Abbiamo finito di preparare ora in questi giorni. I corridori dovranno firmare questo regolamento interno dove ci sono delle regole ferree. Chi le accetta bene, chi non accetta verrà sospeso immediatamente. Che puoi anticiparti qualcuna di queste regole oppure preferisci? No, le regole. Come ci sono in una squadra, sia di comportamento morale, etico, applicarsi ai regolamenti dell'UCI, se vengono trovati dei farmaci che non sono consentiti, anche se sono vitamine, però non sono consentite nelle borse, i corridori vengono subito fermati e sospesi e denunciati. Tutte queste cose qui perché siamo in un momento che non si può più neanche scherzare. Neanche fare delle battute, ma bisogna veramente lavorare bene. Questo bisogna farlo e non solamente devo dire il regolamento interno è per i corridori, ma è per il sottoscritto Luca Scinto e per i direttori, per i meccanici e per il personale. Non è solamente per i corridori, eh. Perfetto, beh, c'è anche il regolamento dell'UCI che diceva appunto a proposito dei direttori sportivi, di team manager, insomma molti sono anche ex corridori. C'era questa nuova regola dell'UCI uscita un paio di anni fa, appunto, che diceva che chi veniva trovato oppure uscivano dei casi relativi al passato di positività o qualcosa del genere, non poteva neanche fare direttore sportivo e team manager. Non so se sei d'accordo con questo. Ma credo che chi sbaglia deve pagare, però io credo che nella vita una chance bisogna darla sempre a tutti. Non è detto che, cioè, io sono per riazzerare tutto, ripartire e radiare chi viene beccato positivo. Io sono per questa cosa qua.
perché ora non si può più sbagliare, non c'è l'ammonizione, c'è subito l'espulsione. Però quello che è successo 20 anni fa non interessa più. Dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorare e pensare al futuro, come ho detto prima. È inutile stare Sì, qui. la strada Però è una qui. chance credo che chi ha sbagliato in questo punto, fino a che non si azzera tutto, una persona deve riavere. Perché nella vita credo che si sbaglia tutti. L'importante è di non ricascare nello sbaglio. Certo, quindi comunque favorevole all'amnistia di cui si sta tanto parlando in questo periodo. Sì, a questo punto credo di sì, perché credo che sia anche dovuta. Credo io sarei per questa cosa qui, però sarei anche per un regolamento, riscrivere un regolamento severo e che la radiazione a chi viene beccato positivo, quello sì. Devo dire che il ciclismo si è dato sempre a combattere il doping. Se sono venute ricercate certe sostanze che prima non erano ricercate grazie ai corridori che non dobbiamo scordarselo, questa cosa qui. Abbiamo messo il limite di 50 e abbiamo accettato l'esame sangue urina, siamo stati i primi Certo. al mondo, l'ADAMS, i corridori credo che abbiano fatto parecchio e anche l'USEI ha fatto parecchio perché certe sostanze sono state trovate grazie al ciclismo, ma non che le fanno solo i ciclisti, Ah, eh. sì. Ecco, questo è importante, però credo che grazie al ciclismo abbiamo lottato tanto, cioè i controlli sono fatti seriamente, con scrupolo, a pensare che vengano visti chi mangia o carne o che non sia carne o che sia carne, vanno a scoprire anche i microgrammi, capito? Per dire col sangue, col controllo di sangue. Gli altri sport mi risulta che sangue incrociati, controlli di sangue non li fanno. E certe sostanze non sono rintracciabili. Comunque, mi pare che abbiamo già parlato troppo di doping e vorrei parlare di ciclismo. Perfetto, sono perfettamente d'accordo con te. Proprio di questo, infatti, noi parlavamo ieri. Bisogna sicuramente parlarne perché non ci si può mettere la testa sottoterra e fare come gli No, no, no. struzzi. Però, una volta che se ne è parlato, il bello del ciclismo è tutt'altro. Quindi, insomma, passando appunto alla tua stagione, Anche ci siamo noi. perché Dimmi. un ciuco non è mai diventato un cavallo, è un cavallo. Non, cioè un ciuco, un cavallo di razza o un pull, non diventerà mai. Questo è meglio, Certo, quello, insomma, puntualizziamolo. quello sicuramente, il talento insomma si vede comunque, quando deve venire fuori viene fuori a prescindere sicuramente. Quindi insomma parliamo di ciclismo vissuto, di vero ciclismo. Noi ci siamo visti insomma a gennaio durante il ritiro, mi parlavi insomma delle prime esperienze dei tuoi corridori. Sei soddisfatto di questo primo mese dei tuoi? Diciamo che è soddisfatto, siamo andati a correre Venezuela, una corsa di terza fascia, però una corsa dove i venezuelani erano preparati, avevano 40 giorni di corsa, abbiamo vinto con i giovani, abbiamo vinto con un corridore che, ahimè, Merlo, era rimasto disoccupato. Certo. E sono contento per Merlo, per Monguzzi, che ha vinto questa corsa. Però in Argentina mi sarei aspettato un pochino di più da Chicchi, però devo dire che abbiamo cambiato un po' modo di lavorare con lui, metodo di lavoro, mi aspetto altre corse, gli altri anni vinceva subito, poi piano piano andava a spengersi durante la stagione, anzi i primi mesi andava forte e poi si spengeva. Io credo quest'anno di fare all'incontrario, di partire un po' più tranquillo e poi dalla Malesia un po' mi aspetto un altro Chicchi. E Sant'Ambrogio è stata una sorpresa, però per me è elevato un altro appunto che voglio fare, bisogna trovare anche il sistema che le squadre continental di tutto il mondo, l'USI si dia una mossa a regolarizzarle come le squadre professional, perché non possiamo andare a correre sempre con i sospetti. Io credo che in Argentina abbiamo visto dei corridori che non si conoscevano neanche e andavano come le fucilate. Credo che non voglio dire o pensare male, però se fossero alle stesse regole delle squadre professional pro tour non si penserebbe male. Questo è un appunto che voglio fare. Sant'Ambrogio va molto forte in Argentina. Levato Contador e Van Garderen, credo che era dietro a quei due. Questo per me mi dà speranza per la Tirreno Adriatico.
Che insomma, Tirreno Adriatico è il primo grande obiettivo, ancora Lancavi per Chicchi, Sant'Ambrogio per la Tirreno, sono questi i prossimi grandi obiettivi dei tuoi? No, mi aspetto in gatto già le prime due corse in Belgio, et Forche, Kurne, di farsi notare subito e di cominciare. È inutile nascondermi da gatto, mi aspetto molto quest'anno, specialmente nelle classiche che affronteremo dall'Eroica, da et Forche, Kurne, Eroica, Sanremo e via dicendo. Aspettiamo con trepidazione gli inviti. Alla grande c'è solo un posto libero, speriamo di essere noi, mi auguro, Certo. e del Fiandre, per me sarebbe, con altre corse che andremo a fare in Belgio, la Pan già sicuri di farlo, Vare che è già sicuri di farlo, sarebbe già per noi una bella cosa. Certamente, insomma. E gatto mi aspetto molto a queste corse qua. Allora, a proposito, insomma, di questo, mi parlavi anche di Merlo, no? Insomma, anche tu stai diventando un po' l'uomo delle scommesse. Anche noi in un articolo qualche tempo fa abbiamo parlato appunto anche di Chicchi che stai cercando di rilanciare, di Finetto. E insomma, c'era un lettore che proprio ci chiedeva questo: quale sarà la tua prossima scommessa vincente? Quale corridore pensi di riuscire a rilanciare nuovamente nel grande ciclismo? Ma Merlo è un ragazzetto che può far bene, intanto comincerà a fare le corse un po' minori, in cui dopo vincere è sempre bello e importante per la squadra. Un corridore che io credo molto è Finetto. Finetto, inspiegabilmente, anche lui era stato accantonato ai box per un anno, aveva fatto mountain bike, grazie a Mirko Rossato che me l'ha proposto, l'ennesima volta che mi proponeva Finetto. Mi ha fatto riflettere e mi ha stuzzicato un pochino sulla voglia di scommettere sui corridori. E mi piace molto Finetto come corridore, come ragazzo anche. Devo dire che quello che mi hanno detto in passato di lui per ora non mi risulta, e in senso di carattere un po' ribelle. Pericoloso, sì. Poi a me i caratteri ribelli mi piacciono anche perché a me i corridori che sono Modino, lì, tranquilli, mi piacciono poco, a me piacciono proprio quelli ribelli, quelli che hanno il carattere da leader. Credo molto in Finetto. Ok, quindi diciamo che se dovessi fare un nome tra i tanti che insomma che quest'anno stai rifacendo, quale faresti? Uno solo. Ma della mia squadra tutti, da Rabottini che si ripeti, Rabottini per me è un corridore che ha cominciato a correre a 18 anni, il suo limite non lo sa né lui né io. E nessun altro, per me potrebbe migliorare molto e lo reputo fra 2 o 3 anni un uomo da classifica dei grandi giri. Credo che non ha paura ad attaccare, anche Rabottino è un ragazzo molto, molto forte, credo che andrà forte anche quest'anno. Ok, quindi Corridori abbiamo. ne ho tanti, ho parecchi corridori vincenti o pseudo vincenti perché dovrebbero ritornare alle vittorie. Ho una bella squadra, un bel gruppo amalgamato, manca diciamo poco per diventare una grande squadra. Beh sì, ci dicevi già all'inizio stagione, te l'ho sentito dire spesso, insomma, che quest'anno forse ti manca quel leader che spicca, ma hai una squadra No, complessivamente più forte. mi manca il nome dell'anno scorso che avevo in Pippo. Devo dire che Pozzato l'avrei tenuto volentieri io, l'avrei tenuto molto volentieri, anche perché non farò più lo sbaglio che ho fatto per prendere un corridore come di nome, come Pozzato, no, non si può far firmare un anno. La gente può parlare come pare, ma Pozzato qui, Pozzato, se era Pozzato a quest'ora era un corridore che guadagnava 2 miliardi era nelle Pro Tour, aveva vinto 3 Sanremo, aveva vinto 2 Roubaix, sappiamo le potenzialità di Pippo, però per una squadra come me averlo e non aver potuto lavorare come potevo lavorare con lui, mi dispiace e devo dire che lui ci permetteva e ci apriva tante porte che quest'anno facciamo fatica che si aprino, specialmente in Belgio. Ecco, questo è la ciliegina che poteva mancare, però siamo nella buona strada, dai. Guarda, a proposito di scommesse e di Pozzato, c'è un nostro lettore Fabiano che insomma vorrebbe una risposta concreta. Ci dice:
Secondo te, se tu reputi vinta o persa la scommessa di Pozzato? Secondo questo lettore, insomma, alla base del suo addio alla Farnese si pone un'incompatibilità tra il tuo carattere, insomma, mi dice, insomma, quello di una persona che si assume le sue responsabilità, e la tendenza di Pozzato forse a trovare sempre una piccola scusa. Allora, la contabilità, cioè il carattere fra me e Pozzato, credo che non mi risulta che io e lui non siamo compatibili, anzi, anzi, ci sentiamo anche ora, spesso. Pozzato è un carattere che bisogna capirlo. Io credo che con lui ho adoperato una tattica mia giusta e siamo entrati subito in sintonia. È un ribelle che bisogna andarci no diciamo, a scontro diretto, ma bisogna andarci piano piano, fargli capire le cose. E io credo che la scommessa è stata persa è stata persa per vari motivi. Si è rotta una clavicola. Nessuno si ricorda però che questo qui in un mese è stato competitivo anche alla Milano-Sanremo e al Fiandre con una clavicola rotta dove il medico che l'ha operato gli ha detto: te sei un pazzo, dopo 4 giorni era in bici, cioè non è una signorina Pozzato, ha fatto delle cose eccezionali con quella clavicola, è stato quasi anche un pazzo, diciamo, perché se cadeva lei quella poteva Certo. compromettere anche la carriera. Cioè, devo dire che purtroppo è capitato lo scafoide, la clavicola. Quando è stato fermato con la frequentazione, non ho potuto lavorare con Pippo come avrei potuto lavorare. Diciamo che mi sarebbe piaciuto di avere un altro anno, però è stata 50 e 50, diciamo. Però devo dire che non è che non siamo stati in sintonia io e Pippo. Chi dice questo si sbaglia proprio. Ok, d'accordo. E insomma, sempre a proposito, continuiamo sulle scommesse, perché insomma, sei sempre stato e continui a essere uno delle scommesse. E mi dicevano, insomma, Guardini, secondo te, si parlava insomma di corridori, quest'altro lettore Andrea mi parlava di, mi scriveva riguardo i lettori, i corridori che tu hai lanciato e che adesso sono altrove. Ma allora, devo dire la verità, una squadra come la nostra dovrebbe, innanzitutto quando prende un giovane dovrebbe farlo firmare 4 anni, ma non abbiamo la possibilità di farlo, perché non si sa dopo 2 anni cosa succede alla squadra, se continuiamo o no, specialmente in questo momento delicato. Diciamo, non so dopo se il giovane accetta, credo che all'inizio possa anche accettare quando deve passare professionista. Non è bello, non è bello, quando Andrea... Sono andati a cercarlo già il primo anno quando aveva il contratto, quando non potevano neanche cercarlo. Non Sì, mi so ricordo tante storie. se lui si è offerto o lo hanno cercato. Non è stato bello, però diciamo lui ripete che non abbiamo, diciamo, rispettato certe cose. Non mi è piaciuta neanche l'intervista sulla Gazzetta che ha fatto meglio una Pro Tour che tre professional. Questa è stata un po' una cosa brutta, perché io con lui, con Andrea, mi sono comportato molto bene e lo dicono i fatti. In 2 anni abbiamo vinto 22 corse con lui. Mi sono preso pesci in faccia quando il primo anno non gli ho fatto fare né Tirreno né Sanremo né Giro d'Italia. Sì, se ne parlò tanto, vi ricordo. Ma se io devo dire, ecco, facciamo queste cose qui: se io Andrea Guardini gli avrei fatto fare Tirreno, Sanremo, Giro d'Italia, a fine anno avrebbe vinto una corsa, massimo due. Massimo due, si sarebbe ritirato dal Giro, dalla Tirreno, alla Sanremo si sarebbe staccato perché era giovane, perché è giovane, perché deve migliorare, perché ha dei limiti e i limiti si migliorano con il lavorare e con il tempo. Io l'ho nascosti, sono andato a fare corsi di seconda, terza fascia e mi sono riportato 11 vittorie. In 2 anni 22 corse. Io ho fatto fare il Giro d'Italia senza fare il secondo anno né la Sanremo né la Tirreno, e lui la voleva fare, si è arrabbiato, però io ho cercato di gestirlo nel meglio che potevo per far arrivare in 2 anni a 22 corse con una tappa del Giro d'Italia. Sono stato un po' rude con lui, un po' critico, un po'... Allora, il direttore sportivo deve essere padre di famiglia, però deve essere uno che deve dare il bastone e la carota. Se io con Andrea lo accontentavo in tutto e per tutto e lo accarezzavo, sicuramente sarebbe rimasto con me. Invece io, fra 4-5 anni di rascinto, avevo ragione. Ecco, la sintesi è questa. Però gli auguro tutto il bene possibile
è forte, ha un carattere della Madonna e vincerà, vincerà molto. Purtroppo. Purtroppo lo stesso piano farà con qualcun altro, però insomma. Certamente io l'ho gestito bene, non potranno dire che l'ho gestito male. Insomma, Gli qualcuno altri. si vedrà. Ci vedrò. Si vedrà come l'hanno gestito. E insomma, io adesso mi ricordo durante la presentazione della squadra, si parlava di Giro d'Italia, ovviamente, insomma, inevitabile. Passiamo un attimo, torniamo un attimo al Giro, passiamoci, che insomma è l'avvenimento forse clou della vostra stagione. Obiettivi durante il Giro. Gli obiettivi sono una squadra che deve piacere agli sportivi, ai tifosi. La nostra squadra piace in Europa a tutti perché ci arrivano parecchie lettere a casa. Io su Twitter, su Facebook ho migliaia di messaggi in tutto il mondo veramente e questo mi gratifica perché la nostra squadra piace dal colore della maglia, piace dall'immagine che diamo e piace come corriamo. Non voglio essere retorico o vantarmi, ma noi il Giro d'Italia abbiamo vinto con Gatto battendo Contador, con Guardini battendo Cavendish e vincendo una delle migliori tappe del Giro negli ultimi anni con una grande impresa di Matteo Rabottini. Certo. Sempre in fuga tutte le tappe, sempre in fuga, sempre battaglieri, sia la tappa di pianura sia la tappa di salita. Credo che la nostra squadra piaccia per quello e diverte, e diverte. Quando accendono la televisione sanno che la nostra squadra può inventare qualcosa in qualsiasi momento e ai tifosi piace questo genere di corridori. Anche se devo dire che ho delle 500 e non ho delle Ferrari, non ho una squadra Pro Tour dove posso gestire quello che vince il giro, i grandi campioni. Questo purtroppo non posso, però con i miei corridori riesco a motivarli talmente bene che faccio la mia figura, facciamo la nostra figura. Certamente, a proposito di giro, mi scrive Demetra e vuole sapere se per la maglia azzurra al giro punto punterai su Garzelli o su Rabottini. Intanto puntiamo a vincere una grande tappa al giro e poi vediamo, la maglia azzurra viene di conseguenza. Chiaramente è meglio il giovane che il vecchio, fra parentesi. Però credo che Gazzelli sia talmente intelligente e sa come aggiustare i ragazzi e credo che non ci sia di questi problemi fra Gazzelli e Rabottini. Chiaramente la strada dirà chi dovrà meritare quella maglia azzurra. Magari, sono due corridori dei miei a giocarsi la maglia azzurra. Magari fosse così. Maglia azzurra, c'è un'altra maglia che insomma ce lo dicevi, l'hai detto più volte e l'ha detto anche lui. A Napoli c'è un sogno rosa. Non lo dico, va bene. Prima di tutto con Cavendish così bisogna che sbagli Cavendish perché è molto difficile abbatterlo, bisogna Certo. essere realisti. Credo che sia il corridore più forte in questo momento al mondo di velocisti. E se Cavendish avrà qualche problema, nel senso che non è al top del top e che sarà molto difficile, spero che chi ne approfitti. Questo sarebbe bellissimo, però non ci voglio neanche pensare per ora. Sono quei sogni messi lì che si tengono in un angolo, insomma. Sì, va bene, ma sai, sognare, credo che io sono un grande sognatore. Faccio questo lavoro da direttore sportivo perché mi piace anche sognare con la mia squadra. E chi è che non sogna conquistare la maglia rosa o vincere una tappa grande dal giro? Io credo che sia il bello anche sognare e i sogni a volte si possono anche avverare. Certo, giustamente, bisogna sempre aspirare a qualcosa, insomma. Tornando al giro. Abbiamo parlato dei tre nomi adesso, perché abbiamo detto Chicchi, abbiamo detto Rabottini, abbiamo detto Garzelli. Puoi dircene qualcun altro di quelli che sono almeno papabili per il giro? Ma innanzitutto io ora mi do questi corridori, ma non do sicurezza a nessuno per il giro. Chi merita in quel frangente lì, 15 giorni prima del giro, sarà stilata. Farò un nome di 15 corridori. Dai 15 poi diventeranno 12, da 12 poi diventeranno 10, da 10 poi diventeranno titolare 9 corridori. Chiaramente questi corridori che ha rammentato sarei un ipocrita a dire che non sarebbe un problema se andassero piano per non portare al giro. Poi per me tutti possono pretendere andare al giro. Non posso fare nomi, non voglio fare nomi.
Va bellissimo, capisco anche per loro, insomma, rispetto anche per loro, non certo adesso devono sentirlo dai media. E Fabiano mi vuole un attimo tornare indietro e mi chiedeva, purtroppo insomma, mi chiedeva cosa intendevi, penso sia importante tornarci, fa parte di quelle cose che bisogna dire. Se potevi specificare meglio cosa intendi che il ciclismo è l'unico sport che paga per essere controllato. Ma è che paga per essere controllato. Quello che mi dicevi, insomma, che avete già come Paghiamo, squadra, capito? cioè Esatto. noi paghiamo 80.000 euro all'anno per fare il passaporto biologico, cioè sangue e urina. Sono credo che sui 10 controlli a corridore, a Come sorpresa. Come squadra pagate? squadra, sì, noi paghiamo per partecipare alle gare Voltura. Cioè tutte le squadre, prima erano solamente chi voleva partecipare alle squadre Voltura e alle corse Voltura. Invece negli ultimi anni mi sembra che il regolamento sia, sì no, mi sembra sicuramente, tutte le squadre professional devono pagare il passaporto biologico. Prima era Esatto. 70.000 euro, dall'anno scorso è andato a 80.000 euro, credo 120 le squadre pro tour. Sì, non so le cifre. Paghiamo più che i controlli che fa lui alle corse, paghiamo anche questi soldi per il passaporto biologico per i nostri corridori. No, questo è una cosa. Esatto. Sì, no, beh, era questo che credo sia importante Fate voi ricordare. un punto dalle squadre pro tour e le squadre professional di quanti soldi ci sono per fare i controlli. Sì, beh, indubbiamente è un bel giro da fare, sicuramente. Qui si è un po' scatenato un po' di ciclomercato. Adesso torniamo un attimo al ciclomercato. Per adesso ti chiedo, questo è un po' forse un po' più fantasioso, ma chissà, magari ti piacerebbe. C'è sempre un altro Fabiano mi chiede se anche Bartoli non riuscirà a convincere Cunego nel concentrarsi sulle classiche. In futuro potrà riuscirci Luca Scinto? Cunego mi piace molto Cunego. Un corridore che mi piacerebbe lavorarci insieme, non lo nego. È anche un, sarebbe un, una, cioè, l'ho detto anche a Michele alla presentazione della Tirreno Adriatico. Mi piacerebbe lavorare con Cunego, chissà, mai dire mai nella vita. Certo. Secondo te l'eterno dibattito è più un uomo da classiche o è più un uomo da grandi giri? Un parere. Per me potrebbe essere tutte e due, gestito in una certa maniera tutte e due. Adesso insomma, ancora ciclomercato, un nome che gira da tempo intorno a voi, la Gazzetta l'aveva dato per ufficiale tanto tempo fa, durante la presentazione ci ricordiamo che se ne è parlato. Ovviamente non c'è stato ancora nulla di sicuro. Danilo Di Luca, ci vuoi dire qualcosa su di lui? Credo che a questo punto di Luca. Spero. È una cosa un po' travagliata, lunga. Io sono sincero e dico quello che è giusto che dica. Non ho niente nei confronti di Luca, che stimo moltissimo come corridore. Ha sbagliato anche lui in passato Certo. e credo che abbia capito lo sbaglio che ha fatto, si è rimesso in gioco. Io, con la squadra composta in questa maniera, io personalmente, direttore sportivo, ne avrei fatta a meno. Non ho niente con Di Luca, però avrei fatto a meno di prendere Di Luca. Questo è emblematico, l'ho detto apertamente anche agli sponsor. Però capisco che abbiamo uno sponsor abruzzese, capisco che lo sponsor può dare un'altra possibilità a Danilo. E stiamo lavorando, lo sponsor sta lavorando e stiamo lavorando per prenderlo. Chiaramente io sono un professionista del mio lavoro e ben venga Di Luca quando sarà il momento. Va benissimo, grazie della sincerità. E tornando, insomma, partiamo un attimo addirittura un salto nel passato, perché mi chiedono, secondo te, qual è stata la tua più bella vittoria di quando eri corridore? La più bella vittoria quando ero corridore, diciamo Camaiore. Camaiore perché, a parentesi, ai tempi miei, Camaiore, Giro del Lazio, Giro di Romagna, Giro del Veneto, erano corse non bellissime di più, erano classiche. Esatto, Purtroppo sì. ora stanno perdendo in Italia le corse, non le fanno quasi quasi neanche più. Meno male l'RCS, ringraziamo Vegni,
e le Recese che hanno combattuto per riportare il Giro del Lazio, che mancava da tanti anni, una signor corsa, una bellissima corsa, e ringraziamo per ora perché in questi momenti è molto difficile anche organizzare le corse. E Camaiore, per me Camaiore perché a quei tempi mi ricordo sempre la memoria che scattai prima della discesa, tirava Pantani, c'avevo Casagrande, Fondriest, Bugno, che mi aveva dato il lasciapassare, correva con me, e battia dei signor corridori, c'era Gotti. Era Camaiore, però credevo che la più grande soddisfazione, una delle più belle soddisfazioni l'ho avuta quando hanno vinto i miei capitani, specialmente quando Bartoli è riuscito a vincere la Freccia Vallone che nevicava e io gli detti guanti a lui. Sono soddisfazioni che uno che aiuta la squadra, uno che aiuta il capitano, quando vinse la Liegi Bastogne Liegi, che si voleva ritirare, ecco, queste sono le soddisfazioni anche più grosse delle vittorie personalmente che ho fatto io da professionista. Invece da direttore sportivo, qual è la più bella vittoria da direttore sportivo? Per me sono tutte belle, tutte entusiasmanti, perché a me mi entusiasmo tutto. Allora, diciamo, una vittoria bella bella è stata la prima da professionista che ha vinto Oscar Gatto, che è stata la prima vittoria da direttore sportivo da professionista, che ha vinto Gatto in Sardegna, che ho fatto primo con Gatto, terzo con Visconti. Un inizio folgorante. I tricolori di Giovanni Visconti sono stati per me entusiasmanti e irripetibili, emozionanti, anche se dopo non me le sono mai goduti bene bene, perché dopo la vittoria c'era sempre il mercato che si doveva andare via o rimanere andare via, e non sono mai riuscito a godermi la vittoria proprio In proprio pieno, sì. tranquillità. Poi la vittoria di Gatto e la vittoria da Bottini, l'ultima, diciamo l'ultima, la vittoria da Bottini. Poi è venuta la vittoria di Gatto a Tropea, il campione italiano, cioè ogni vittoria bella è stata per me un'emozione. L'ultima chiaramente quella di Rabottini, veramente, quella di Rabottini e Piandresenelli per me è stata, diciamo che se si ripetesse un'altra volta non so se il cuore reggerebbe un'altra volta, è stata un'adrenalina, pensa che all'ultimo chilometro non vedevo più la corsa in televisione, sentivo solo la radio, ho sentito che era stato ripreso da Rodriguez e poi dopo sento che ha vinto Rabottini, sono cose che bisogna provarle, guarda, sono incredibili, incredibili Una veramente. dinamica emozionante, me lo ricordo, già da spettatori era qualcosa di veramente emozionante, Poi immagino che io abbia vissuto tutto. ho un problema che vivo le corse come corressi. Io quando sono in macchina la vivo la corsa, la lotto anch'io, la penso, la gusto, penso al corridore che si deve alimentare, che deve fare la discesa, che deve fare la salita, e quando è freddo che devi prendere il tè caldo in fondo, chiamo il massaggiatore, cioè io la vivo la corsa, quando arrivo la sera sono distrutto come avessi fatto una corsa, veramente. E Sì. allora quando vinciamo è ancora meglio. Infatti, proprio a proposito di questo, Matteo mi chiedeva: si fa più fatica in macchina da direttore sportivo o sulla bici quando si corre? Allora, quando si corre in bici chiaramente fai più fatica. Enormemente. Vorrei a volte ritornare corridore, perché quando fai il corridore pensi a fare il corridore, e uno che fa la vita a fare il corridore si allena, mangia, letto, si riposa e non pensa altro. Gli arriva il bonifico quando è iscritto corridore, gli arriva il bonifico ogni mese senza problemi. Direttore sportivo, come vivo io, c'ho la squadra, la viviamo in un altro modo e abbiamo tante responsabilità. Devi pensare a tutti i problemi dei corridori, specialmente a un Giro d'Italia, non devi pensare solo agli atleti, devi pensare agli atleti al giro, ma devi pensare agli atleti che hai a casa, che devono poi andare alle altre corse, devi pensare al personale, e vi giuro che a volte c'è più problemi col personale che con i corridori. Stare un mese insieme è una cosa molto difficile, l'ultima settimana è stressante, diciamo che è molto stressante fare direttore sportivo, se lo vuoi fare con attaccamento ai colori della squadra, se lo vuoi fare perché ti piace, se la senti, se hai passione, se senti l'attaccamento alla squadra, se lo fai solamente per fare il direttore sportivo, guidare la macchina e prendere il bonifico
in fondo al mese non è stressante, però se lo vuoi fare perché ti senti partecipe con l'atleta e con la squadra, è stressante. Certo, poi tu hai un rapporto molto forte, insomma, con tutti i tuoi corridori, lo sappiamo, quindi è ancora più complicato da quel punto di vista. Ci avviciniamo alla chiusura, ti faccio altre due domande, che me ne, sono sempre due, dei lettori che ce lo chiedevano. E la prima, insomma, tu hai una, insomma, hai un'esperienza come corridore, come direttore sportivo, sono tanti anni che sei dentro il ciclismo, forse senza esserne mai realmente uscito. Qual è, secondo te, la tua ricetta per rilanciare il ciclismo italiano, italiano in particolare? Avresti. Io non lo vedo in crisi di ciclismo italiano, non lo vedo in crisi, come la gente dice, abbiamo dei buoni giovani. Innanzitutto bisogna partire dal basso, bisogna cominciare. Allora, innanzitutto faccio una parentesi, noi abbiamo un buon livello di direttori sportivi perché abbiamo dei corsi che al mondo non ce ne sono. Lucine può fare anche migliaia di corsi, ma come in Italia la federazione non ne abbiamo, primo, secondo, terzo livello. È una formazione che credo che sia, io ho assistito anche quest'anno a due o tre corsi che mi hanno chiamato per avere un rapporto, spiegare il rapporto ciclista, corridore, direttore sportivo e devo dire che sono ottimi corsi e insegnano gli atleti. Io credo che il ciclismo italiano abbia bisogno di tranquillità, innanzitutto. Certo. E lavorare e insegnare ai giovani che il ciclismo non è quello degli anni 90, il ciclismo di fatica, di sacrificio, come lo è sempre stato, attenzione, come lo è sempre stato. Certo. E bisogna avere pazienza con i giovani, non bisogna pretendere subito che diventino fenomeni. Ci sono dei leader, dei fuoriclasse, diciamo, che a 20 anni, 21, 22 vincano, però esempio, noi abbiamo ora Moser, che per me è un grosso talento, ma non stressiamolo tanto, sia la stampa, sia tutti. È un ragazzo che deve ancora crescere. Io mi auguro che vinca tanto, ne abbiamo bisogno. Abbiamo dei buoni corridori, ma non bisogna avere fretta, bisogna aspettare con i giovani. Per me un professionista deve aspettare 4 anni prima che diventi un ottimo corridore. Abbiamo troppa fretta di sfornare i campioni. Quindi E un'evoluzione, secondo te ci bisogna vuole. Sì, dimmi. avere pazienza. E bisogna dare più possibilità alle squadre professional di lavorare e di avere più inviti alle corse non solo in Italia ma anche in Europa, perché così si fa crescere i giovani ancora meglio. Però purtroppo c'è un Pro Tour che 18 squadre per me sono esagerate. Quindi insomma vorresti più spazio, quindi più gli inviti. L'ultima domanda, se ne è parlato tanto, forse non è più talmente d'attualità, ma insomma alcuni lettori vogliono ancora saperlo. Mi parlavi di ciclismo italiano, ciclisti, ciclismo italiano mi ha rappresentato la nazionale. Se ne è parlato tanto, ci pensi ancora un po'? A fare CT? Sì, perché no? Questo mi chiedono, io lo giro. Devo rispondere con sincerità. Allora, sarei un ipocrita a dire che non mi piace fare CT, è il sogno di tutti i direttori sportivi, credo. Io ho 45 anni, spero in futuro sicuramente di raggiungere questo traguardo. È un punto di arrivo fare CT, è una grossa responsabilità. Mi arrabbio tanto, ma mi arrabbio tanto quando mi dicono te non lo puoi mai fare perché non sei un politico. Ma allora devo essere un politico o un bravo CT per vincere i mondiali? Parentesi, chiusa. E quello mi arrabbia tanto quando mi dicono così. Devo dire che se mi chiamassero avrei dei. Non ci penserei a mandare. Cioè, l'unica. Io ho detto tante volte a Citracca, se mi chiamassero veramente, forse. Cioè, non forse accetterei, però per ora non credo di fare. C'è già uscito parecchi nomi, un nome che è anche un mio amico e sta vicino proprio a casa mia, credo che meriti questa chance lui e poi chissà in futuro, mai dire mai, mai dire mai. Intanto però la mia squadra e sto con la mia squadra, però nel cassetto il sogno credo che ci sia.
Giustamente, si ritorna, il cerchio si chiude nuovamente parlando di sogni, giustamente. Bisogna sognare, bisogna ambire, questo Credo sicuramente. che ce ne siano tanti anche più bravi di me per farlo, più politici di me, però come dicono la gente, bisogna essere politici, però io credo che in futuro chissà, chissà, ripeto, 45 anni non sono ancora forse pronto per avere quel ruolo lì. Chi sa, deve sa che io mi farebbe molto piacere, però ora ho la mia squadra, ho il mio progetto con Citracca. E abbiamo un progetto io e lui, e siamo testardi. Si sta facendo grossi, cioè sta lui facendo grossi sacrifici, un po' meno. E devo fare un applauso al mio team manager perché è un grande. Perché fare una squadra così con una crisi economica che c'è, con un piccolo budget, avere un'immagine così, prendere corridori così. Forse la storia di Angelo Citracca nessuno la sa, ma lui è partito dagli allievi, dagli juniores, si è cresciuto piano piano. È riuscito senza aiuti a crearsi una bella squadra di professionisti. È molto intelligente a scegliere i suoi uomini, come è stato molto intelligente a scegliere Luca Scinto, credo. E bisogna fare un applauso a questo team manager perché essere bravi con i soldi è facile, essere bravi con pochi soldi è molto difficile. Bisogna fargli un applauso a Citracca. Certo, beh, è un esempio di programmazione e di pazienza, quello di cui mi parlavi prima. Quello Luca, è sempre. certo. Luca, io ti ringrazio molto per la sincerità, per essere stato con noi. E Spero che sia stato molto esauriente con gli telespettatori. Credo di essere stato molto sincero nel parlare. Spero che abbiano apprezzato quello che ho detto, anche quello che forse loro si aspettavano che non dicessi o che dicessi. E devo fare un discorso. Seguiteci. Perché vi faremo divertire, spero che se ne parli meno di doping e più di ciclismo e vi aspetto numerosi sulle strade ad applaudirci tutti, perché il ciclismo unisce tutti, tifosi, e non è che ci sia dei casini come ci sono nel calcio, negli stadi, ma il ciclismo unisce veramente tutti. Vi aspetto alle corse ad applaudirci. grazie. Ci uniamo perfettamente a questo tuo appello che insomma rispecchia davvero l'anima del ciclismo. Ti ringraziamo ancora per essere stato con noi, ti salutiamo e arrivederci a tutti. Speriamo a Ciao. presto con il prossimo Hangout. Arrivederci. Ciao. Ciao Luca.